Ciao a tutti, sono Lorenzo Caparello e sono qui per parlarvi del nostro secondo disco. Disco di cui ho una registrazione professionale. Questo disco uscì il 29 marzo del 2014, me lo ricordo come fosse fra due mesi, e vi suonavano Tony Cattano al trombone, Antonio Gallucci ai sassofoni, Lorenzo Paisani al pianoforte, Michele Anelli al contrabbasso, io alla batteria e come ospite c'era Eco Sugnata Sibley alla voce sulla track numero 8. Il disco usciva per l'etichetta Orange Home Records e fu prodotto da Raffaele Abbate e da me. Vorrei farvi sentire un estratto che si intitolava Rammendi Ancora, grazie, e che parlava di quell'epoca probabilmente felice in cui si rammendavano ancora i calzini invece di gettarli e di comprarne di nuovi. Perché parlare non di canzoni, bensì di calzini? Tutto parte dal protagonista del nostro primo disco, il partenzista. Il partenzista era quel personaggio che voleva a tutti i costi partire, al contrario dell'arrivista. Mi si chiedeva se questo personaggio sarebbe effettivamente partito prima o poi. Per il secondo disco lui voleva partire, ma non sapeva come vestirsi, non sapeva che roba mettere in valigia, non sapeva se questa valigia si sarebbe effettivamente chiusa, non sapeva quante mutande portare, non sapeva se rammendare i calzini, non lo sapeva. E allora il partenzista aprì l'armadio, ci si perse dentro, iniziò il suo viaggio dentro l'armadio e nacque questo CD che si intitolava Dagli Appendini alle Ante. Ascoltiamo un pezzo della title track. Dagli Appendini alle Ante è un titolo che palesemente si ispirava a quello del racconto di De Amicis contenuto nel suo famoso libro Cuore. Forse qualcuno di voi lo ricorderà. In realtà i punti in comune col ragazzino del racconto non erano poi molti, a parte il fatto che era ligure, povero in canna
e andava alla ricerca di sua madre. Il ragazzino in questione aveva diversi punti di vantaggio comunque sul partenzista, infatti, bontà sua, lui sì che era già partito. Comunque nel disco c'era un pezzo anche per questo argomento, ovvero per chi, volente o nolente, volante o dagli Appennini alle Ante, già se n'era andato. Si intitolava Already Left. How many moons entered my window? How many fireflies on the 10th of May? So many lights turned into nights. Try and do it with a smile. Rarely walking in that place. Tall, slim trees. Happy cicadas. Marble stairs. Marble pictures. Marble dates. Still water. And cut flowers. If my sister grew up, maybe she can hug you and travel. On your toy trains, toy rails, toy life. Excuse me? E adesso me ne vado anch'io.